Cosa dovrei fare? Cavi un protettore che mi spinga in alto, strisciar come l'edera sul tronco e arrampicarmi fin dove non potrei star da solo? No, grazie! Fare il buffone con la fine speranza di strappare un sorriso a un potente! No, grazie! Mangiar rosti il mattino per colazione, incallirmi i ginocchi, curvare sempre il dorso e leccar la polvere per rimpinguare la pancia? No, grazie! Lisciar con la sinistra ogni porco la schiena pur di pescarne il trogolo e intanto con la destra, troppo orgogliosa per guardare ciò che fa quell'altra, prendere la mancia? No, grazie! Dovrei usar quel fuoco che Dio mi ha dato per incensare i grandi? No, grazie tante! Il teatro come luogo di crescita e di aggregazione, la sua importanza anche in ambito non professionale, ma che dà lustro e prestigio quando lo si fa con passione e serietà. Vi portiamo con il regista e attore Claudio Pesaresi a conoscere la compagnia teatrale Al Castello, dove da molti anni opera e che nel loro ambiente hanno riscosso numerosi successi. Eccoci, siamo la compagnia Al Castello. La compagnia Al Castello nasce nel 1990. Il primo spettacolo che abbiamo messo in scena sono stati gli Atti Unici di Campanile, per poi ogni anno puntualmente mettiamo in scena un nuovo spettacolo. Qualche volta riprendiamo anche degli spettacoli che sono già stati fatti nel corso degli anni. Subito la compagnia si interessa della formazione degli attori. Abbiamo istituito dei corsi con insegnanti che venivano anche da altre compagnie professioniste e non professioniste, gente con altra esperienza che ha saputo trasmetterci le sue conoscenze. La compagnia è diventata autonoma per tutto quello che riguarda anche i servizi di palcoscenico, luci, Goffredo Strappini, il figlio Giulio, realizzazione delle scenografie, Massimo Rindi, coadiuvato da altri, anche Muzzi Costantino per esempio. Poi dei costumi, gente che li ideava e poi dopo venivano, con l'aiuto anche di qualche professionista, venivano realizzati. Adesso vi faccio entrare nella sala prove. I ragazzi, anzi sono due ragazze in questo momento, stanno provando il primo atto della Pulce nell'orecchio di Georges Feydeau. È lo spettacolo che abbiamo messo in scena 3 anni fa. Papà, niente, può cancellare. Come stai certo? Mio marito mi tradisce. Vittorio Emanuele! Vittorio Emanuele, sì. Che canaglia, ma lo sorprenderò. Lo sorprenderai. In fondo tu sei innamoratissima di tuo marito. Ah, innamoratissima io? Se non è così, perché te la prendi? Mi sei che hai fatto in sé. Nel corso degli anni siamo riusciti ad avere dei riconoscimenti non solo a livello locale ma anche a livello nazionale. Abbiamo partecipato a Fabbrica di Roma con Mandragola e abbiamo vinto un premio molto importante in quanto il premio per la regia. Invece con lo spettacolo Cyrano de Bergerac abbiamo partecipato al concorso di Rovereto e abbiamo vinto il primo premio del pubblico e il premio come la migliore attrice non protagonista, Serena Orazzi. A Castellana Grotte abbiamo vinto il primo premio assoluto con Cyrano di Bergerac. Ci cimentiamo dal vaudeville alla commedia eroica come Cyrano di Bergerac, al dramma come Commesso Viaggiatore e quello di quest'anno che è Il Crogiuolo di Arthur Miller, un testo bellissimo che parla di streghe. Il Crogiuolo sarà presentato nel mese di novembre nelle date 4, 5, 11, 12 e 13 al Teatro Torti di Bevagna. Il 18, 19 e 20, il 25, 26 e 27 al Teatro Criturno di Trevi. Quello che vedete è tutto sudore della nostra fronte. I teatri dove noi lavoriamo principalmente sono qui in Umbria, Trevi e Bevagna. Poi recitiamo i teatri fuori, siamo stati per esempio in teatri bellissimi come il Rossini di Pesaro, Lauro Rossi di Macerata, Bolzano, Teatro Morlacchi a Perugia. Nel mese di gennaio e febbraio organizziamo la rassegna, una volta era Trevi alle 5, poi era Bevagna alle 5, poi adesso è Teatro alle 5 che avviene un po' a Trevi e un po' a Bevagna.